Si sono riaccesi di nuovo i fari sui nostri conti pubblici e il sottosegretario Giorgetti, che è un influente membro del governo, che lavora a Palazzo Chigi, non ha escluso una manovra bis e tutto probabilmente dipenderà dalla spesa effettiva per il reddito di cittadinanza e la quota 100 pensioni. C'è una nota che viene dall'Unione Europea e il vicepresidente della Commissione Europea, Dombrovskis, ha detto testualmente che l'aumento del disavanzo italiano è fonte di instabilità. Questa linea è stata più volte illustrata dal nostro notista economico Dino Surgonà, il quale oggi in certo senso allarga ulteriormente il quadro riferendosi a quello che sono le prospettive della nostra economia e come si attende con una certa ansia anche la valutazione che le agenzie di rating fanno sull'Italia. Ecco, Dino delineerà questo quadro con la sua solita, come dire, limpidezza e chiarezza. A te la linea di no. Allora, innanzitutto diciamo una cosa, che gli occhi sono puntati al 22 febbraio, cioè tra pochi giorni, perché allora l'agenzia di rating, Fitch, le agenzie di rating sono quelle che valutano e danno, diciamo, i voti, la pagella alla solvibilità di ogni ciascuno paese, darà questa volta il voto, comincerà il voto all'Italia. Subito dopo proseguiranno il 15 marzo e il 20 aprile i voti di Moody's e di Standard & Poor's. Perché hanno valore questi voti? Perché in base a questo gli investitori comprano o si preoccupano di svendere il debito pubblico italiano, cioè di svendere o di comprare i BTP, i BOT e compagnia bella. Quindi da questo dipende che cosa? Dipende la solvibilità del nostro paese. Quindi gli occhi sono puntati su questo. Contemporaneamente Bruxelles comincia a preoccuparsi perché guardando quelle che sono state i dati sulla crescita del nostro paese e Fitch ci dà addirittura una crescita quest'anno appena dello 0,3%, questo vuol dire che il nostro debito aumenterà, perché per poterlo finanziare dovremo aumentare il costo del denaro, cioè far pagare un maggiore interesse ai nostri creditori. Ed ecco perché comincia, no, Bruxelles a parlare, anche se ieri, cioè ieri all'ultimo Ecofin, Moscovici, che è il vero responsabile degli affari economici, non ha ha frenato più che spingere l'acceleratore contro il nostro paese, ma ieri Dombrovskis ha cominciato a dire attenzione perché l'Italia potrebbe essere un elemento di
non solo di decrescita in Europa, ma potrebbe, quello che ha già detto il Fondo Monetario Internazionale, essere di una specie di lebbra economica e finanziaria. Questo hanno risposto i nostri politici, ma la verità è che se si continua a non stare attenti ai conti pubblici rischiamo di andare contro un muro. A conclusione, diciamo ai margini di questo bel pezzo di Dino, a margine vorrei soltanto ricordare questo, che sono comparse, come dire, i primi risultati di un sondaggio fatto a livello europeo dalla società di ricerche demoscopiche Kantar su quello che sarà l'esito delle elezioni europee a maggio. Ebbene, secondo questi dati diffusi dal Parlamento europeo, sono in aumento i sovranisti, cioè gli euroscettici, e la Lega di Salvini è in aumento. Però popolari e socialdemocratici, che sono entrambi però in calo, potrebbero continuare insieme ai liberali e ai verdi a rappresentare una maggioranza per l'Unione Europea, ma sotto il 50%. Ecco, questi sono i dati di un interessante sondaggio di cui riferiscono oggi.